Il sito si rinnova. Cominciamo, spegniamo le luci, vediamo cosa si rinnova. Vai Fabio. Perché si rinnova il sito? Spegni le luci, Valentino. Non so. Perché si rinnova? Qualcuno deve parlare. Valentino, parli tu. Dai, si rinnova, le novità. Ok, abbiamo visto. Contenitore moderno. Erano 28 anni che avevamo quel sito, c'erano anche più parti, era diventato anche difficile navigazione. Vai avanti. Gestione diretta, vai avanti Fabio. Perché è un nuovo sito, l'ho detto, ok, la gestione diretta che è importante, noi dobbiamo risparmiare, quindi risparmieremo. Vai avanti Fabio. Hai capito? Allora, materiale interattivo, gestione diretta, cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo tutte le password per andare avanti, cosa che questi anni non avevamo mai avuto, per cui ci doveva appoggiare una persona, i ragazzi la seguivano da fare delle cose, mentre dentro eravamo sempre in ritardo. Avanti, vediamo il sito. Apriamo, poi spegni le luci, Non si Valentino. vede tanto. No, Valentino, se ti dico spegni le luci, spegni le luci. Ma dai, che brutto! Il sito rappresenta un po' la mappa del Sì, è la solita cosa. Ma è orrendo, gli ho detto prima, dove si spegne le luci, Emanuele? Ma non lo sapeva. Allora, spiega questo sito, Vai, Valentino, sei tu che devi Valentino, spiegare. dai. Allora. Dai, le luci. Oh. Gira. Dov'è? No, gira dove? Lo puoi tirare su un po' più centrale? Allora, Oh, dai, allora fai vedere un po' prima, un po' più su. Ecco, un po' più su. Va bene? va bene così, dai. Allora, abbiamo messo delle altre immagini di Piero Chiara, che sono degli altri fotografi che da sempre hanno lasciato, vedete, c'è scritto sotto il nome. Riesco a navigare niente perché le immagini si spostano e quindi insomma, dopo diverso tempo abbiamo deciso che era il momento di cambiare e di adottare una tecnologia nuova. Il nuovo sito usa come CMS, che per i meno tecnici è il software con cui è costruito il sito, è WordPress, che è, diciamo, probabilmente il più versatile tra quelli attualmente disponibili. È un sito moderno, un sito che tra l'altro è in grado di adattarsi ai vari dispositivi, perché da computer si può visualizzare così, mentre invece, adesso farò un esempio da cellulare, vedete che cambia completamente. Abbiamo un menu compatto in quel tasto sulla destra vicino alla testata che si apre e risulta estremamente anche facile da navigare anche da dispositivi touch, dispositivi portatili. Quindi è un sito moderno, un sito dove è possibile anche mettere più contenuti rispetto a quello precedente, perché abbiamo una sezione news che funzionerà praticamente con un blog dove pubblicheremo articoli, adesso ce n'è soltanto uno che è quello, diciamo, per presentare la novità, e comunque questo sarà il canale dove potremo aggiornare in tempo reale e quindi Vediamo con il le nostro bandi, pubblico. vediamo i bandi con le I bandi, anche qui abbiamo una sezione dedicata ai bandi di concorso e abbiamo, se adesso si apre, questo è il bando del premio Chiara Editi per quest'anno, se apri per cortesia i giovani, così facciamo vedere anche qualche altro esempio. Vabbè. Ecco, abbiamo per esempio il bando del premio Chiara Ecco, Giovani. c'è una ragazza carina che scrive. Questo va bene, è utile. E già sono permesso. Vediamo il seminario un attimo. Poi ci penso io. Farlo fare a lui, dai, sentivi. Seminari. Ecco, veloci. Ecco, i seminari che è il momento. Tra l'altro io ho avuto ultimamente una mail di un ragazzo che adesso scrive, che dice: vi ringrazio perché ho partecipato ai vostri seminari, che mi hanno dato la possibilità veramente di affermarmi anche e insegnare questo. Per cui faremo anche un incontro di questo. Seminari di quest'anno abbiamo cinema con Mauro Gervasini, che ci parlerà, dici cosa ci parlerà nei seminari. Sì, in uno, Sì. che è questo che faccio a ottobre, cos'è il 6? Il 6, no, l'8 ottobre. Allora, facciamo un seminario sulla commedia all'italiana, perché, ma l'idea era, perché sono 3 anni che insegno all'Insubria e in 3 anni non ho trovato uno studente che avesse mai visto un film di Ettore Scola o di Dino Risi. Una cosa. Se, ci sono anche cose più gravi in realtà, perché quest'anno è venuto Don Dario Viganò,
e all'aula magna intera ha chiesto alzi la mano chi ha visto La dolce vita e nessuno ha alzato la mano, che c'è da mettersi non le mani nei capelli, ma purtroppo accade. Allora, visto che in questo periodo comunque la commedia italiana è tornata un pochettino a raccontare il nostro paese nel bene e nel male, è un genere, è un filone anzi che è stato importantissimo, lo sapete tutti, nella quantità ci sono state anche delle cose di bassa qualità, ma le cose di qualità della commedia italiana sono il cuore del nostro cinema e anche un pochettino del carattere del paese. Quindi mi sembrava utile che per i ragazzi dei licei si facesse questo tipo di introduzione, un'infarinatura naturalmente non senza nessun tipo, una mattinata, però cercheremo di fare un programma e un percorso che possa perlomeno incuriosire e farmi voglia poi magari di andarsi a recuperare loro i film di cui, ai quali accenneremo, insomma. L'altro seminario invece sarà condotto da Mario Peretti, due parole, è un seminario di musica, un approccio alla musica, dici Mario? Sì, è una sorta di guida d'ascolto di come ascoltare la musica classica. Oggi siamo circondati dal rumore e quindi io volevo riportare le persone a un ascolto di qualcosa di meno tremendo e molto più accattivante. Quindi spiegherò, racconterò come arrivare a capire la musica, la grande musica, anche senza essere necessariamente musicisti, cosa serve per un buon ascolto, quali sono i momenti migliori per ascoltare la musica, i luoghi anche dove ascoltarli, e poi spiegherò brevemente magari da dove cominciare ad ascoltare, anche consigliando qualche libro e facendo degli ascolti veri e propri durante il seminario, facendo capire come si è evoluto anche il modo di ascoltare dai primi dischi a Spotify e all'MP3, a tutte le tecnologie moderne. Sì, perché all'estero la musica classica è molto seguita dai ragazzi, molto seguita dai giovani, per cui i teatri vengono veramente riempiti. Sì, da noi è un'idea ancora di una cosa vecchia, quindi... Ma anche dalla scuola questo, perché soprattutto il fatto di verificare, di avere il piccolo, piuttosto che andare in testa uno con l'altro, lo sappiamo che i miei figli facevano così, però effettivamente invece soltanto riuscire l'approccio di dire conosciamo la musica classica, poi magari non ci piace, ma conosciamo il risotto, i siciliani non vogliono mangiare il risotto milanese, però magari vengono, lo conoscono, poi dopo preferiscono magari, a parte la norma, io forse sono milanese, però a parte la norma mi piace questa molto. Generalizzazione, però dobbiamo conoscere, entriamo a conoscere, è bello, dicevo, andare anche alla Scala, pensano sempre che sia carissimo, non è vero, vai sul loggione, ti prenoti prima, vai al pomeriggio, ma sei alla Scala, dai, bisogna fare queste cose, bravo Mario, andiamo avanti così.